Oggi vorrei fare alcune considerazioni sui movimenti terroristici di stampo islamista presenti nel continente africano. Questi fenomeni attraggono l'attenzione, diciamo, della stampa internazionale, sia perché creano delle destabilizzazioni croniche dove sono presenti, ma anche dal punto di vista, diciamo, sociologico, perché all'interno, diciamo, di questi movimenti affluiscono molte tipologie di persone e la maggior parte con un profilo particolare. Detto questo, prima di fare una carrellata, potremmo dire, delle presenze jihadiste, diciamo dei gruppi organizzati all'interno del continente africano, vorrei fare alcune considerazioni sul significato di jihad. Oggi la Jihad, così viene chiamata, viene tradotta come la guerra santa. Probabilmente questa traduzione, e quindi la guerra santa femminile, permette nel lessico comune di chiamare appunto la Jihad. Va detto che Jihad vuole l'articolo maschile, quindi non quello femminile, quindi è il Jihad. Ma al di là di questo aspetto, potremmo dire pseudogrammaticale, il vero significato del Jihad non è guerra santa, il suo significato vero è sforzo obbligatorio per raggiungere qualcosa. Come possiamo, diciamo, analizzare questo significato al fine di poterlo capire meglio? Diciamo che l'analisi è abbastanza, potremmo dire, semplice nella complessità del concetto. Io diciamo, sottolineerò alcuni elementi che possono, diciamo, agevolare la conoscenza, ma che ovviamente non hanno la minima intenzione di liquidare nel suo totale il significato di questa importante e significativa parola. Il jihad si divide essenzialmente in due, diciamo, due aspetti, El Jadul Akbar e El Jadul Asghar. Come possiamo intuire dalla traduzione, El Jadul Akbar, quindi diciamo questo grande sforzo obbligatorio, è prevalentemente uno sforzo, anzi esclusivamente uno sforzo interiore. Quindi El Jadul Akbar, questo sforzo obbligatorio grande, è uno sforzo che ogni fedele deve fare quotidianamente, obbligatoriamente, dentro se stesso, e abbraccia l'aspetto morale e l'aspetto spirituale. Quindi ha anche, potremmo dire, delle sfumature esoteriche. L'altro aspetto del jihad, che è El Jadul Asghar, quindi come dice la parola in arabo minore, sforzo obbligatorio minore, è quello che probabilmente ha condizionato la, diciamo, interpretazione o traduzione di guerra santa. Perché in effetti questo sforzo obbligatorio piccolo è lo sforzo obbligatorio esteriore. E alcuni studiosi, alcuni dottori del diritto coranico, comunque alcuni studiosi del Corano, dicono che asseriscono che in effetti in questa piccola percentuale del jihad, quindi nell'El Jadul Asghar, sia compresa il concetto di guerra. Altri studiosi che io, diciamo, con i quali io mi trovo maggiormente, diciamo, in sintonia da questo punto di vista, asseriscono invece che questo sforzo esteriore, questo piccolo sforzo esteriore, è uno sforzo che ogni fedele deve fare, anche ovviamente obbligatoriamente, ma per raggiungere, diciamo, un equilibrio nei rapporti con la famiglia, con gli altri ed anche con coloro che non sono, diciamo, della religione islamica. Quindi è un rapporto, se possiamo dirlo, è uno sforzo che appunto si rapporta più con un concetto non di guerra, ma di tendenza all'avvicinamento. E questo qui, questo El Jadul Asghar, occupa nelle Jihad una parte piccolissima,
Non ci sono, diciamo, delle definizioni di percentuali tra l'uno e l'altro, ma se vogliamo proprio dare un peso, diciamo, a El Jadul Akbar e del Jadul Asghar, possiamo dire che quasi il 90% è El Jadul Akbar, quindi è prevalentemente interiore, lo sforzo del fedele con se stesso, quindi morale, spirituale, e pochissimo esteriore. Detto questo, quali sono questi movimenti che potremmo dire occupano sempre di più questi movimenti terroristici di stampo jihadista che occupano l'Africa? Innanzitutto l'Africa che è, potremmo dire, interessata da questi movimenti, che potremmo dire che si dividono in due, si dividono tra quelli totalmente, potremmo dire, tendenzialmente anarchici e quelli che sono tendenzialmente, potremmo dire, gerarchizzati e comunque riconosciuti. Ecco, questi movimenti sono localizzati generalmente nell'area sahariana, subsahariana, saheliana, nord africana e adesso gradualmente anche nell'area centro-sud del continente africano, quindi nell'area, diciamo, del Mozambico più o meno. Questi movimenti potremmo raccogliere tra questi movimenti gerarchizzati sei gruppi. Uno di questi è appunto l'ISVAP, il gruppo dello Stato Islamico in Africa Occidentale, che è un gruppo che si è reso autonomo dall'altro gruppo di Boko Haram, che è localizzato nel Niger, e questo gruppo, l'ISVAP, è localizzato praticamente quasi dalla parte opposta, appunto come dice anche il suo nome, lo stesso, il suo nome descrive bene la posizione, Africa Occidentale, infatti è localizzato nell'area del Mali prevalentemente. Anche perché il suo capo è Yad Haigali, che è appunto un Tuareg del Mali. Questo gruppo è, come dicevo prima, è una scissione avvenuta nel 2016 da Boko Haram, che è guidato da Abubakar Sheku, che è un nigeriano che praticamente noi conosciamo abbastanza bene quali sono le operatività di Boko Haram, che tra l'altro in lingua Hausa significa appunto l'educazione occidentale è peccaminosa. E abbiamo visto, e io anche l'ho pubblicato, che in effetti anche l'ISVAP nelle sue azioni terroristiche praticamente rispetta questi principi, diciamo, di educazione occidentale peccaminosa, quindi è vietata e di conseguenza agisce nei riguardi di coloro che si approcciano ad una educazione occidentale in modo drastico, in modo, diciamo, definitivo, nel senso che adottano tutte quelle azioni che possiamo immaginare possano comunque portare comunque alla morte di coloro che negano praticamente un riconoscimento di una purezza, diciamo, della loro interpretazione, potremmo dire, confessionale. Un altro gruppo è il gruppo jihadista è lo Stato Islamico del Grande Sahara, che è, come ho già detto in altre occasioni, è l'erede dell'ISIS, della Dawn al-Islamia Filiyat al-Ansar, quindi del gruppo jihadista terroristico islamico che occupava la Mesopotamia, quindi l'Iraq e una parte della Siria. E lo Stato Islamico nel Grande Sahara è in effetti ha raccolto i trasfughi, diciamo, dell'ISIS e sono localizzati nell'Africa subsahariana e sono praticamente il gruppo che è comunque unanimemente riconosciuto. Un altro gruppo è il GSIM, che è il gruppo di sostegno per l'Islam e i musulmani, e anche questa è una peculiarità, perché va detto che questi gruppi sono ognuno ha una caratteristica particolare. Questo, il GSIM, è una filiale di Al Qaeda che, come sappiamo, è localizzata in Afghanistan. Un altro gruppo che occupa la parte dell'Africa occidentale
opera nella zona chiamata Tre Confini, Burkina Faso, Mali e Niger, è appunto il gruppo di Katiba Machina, che è guidato da Amadou Koufa, e ha una peculiarità perché è composto prevalentemente da un'etnia, che sono appunto i Fulani, che è un'etnia del Mali, e che hanno provato, diciamo, in questo approdo, potremmo dire pseudo-ideologico, un loro punto di riferimento. Ma non esistono solo gruppi tendenzialmente terroristici di stampo islamista, ma esiste anche dei gruppi che in qualche modo si sono auto-organizzati per difendersi da questi. Il più organizzato di questi gruppi è il gruppo chiamato appunto della milizia di autodifesa dei cacciatori del Dogon, che anche questa è nata nel 2016 in Mali e è guidata da Youssouf Toloba. Questo gruppo è nato proprio per difendersi dal gruppo di jihadista di Katiba Machina e praticamente è oggi un punto di riferimento per tutti coloro che vedono nel gruppo di Katiba Machina una minaccia, quindi per la stabilità di quei luoghi. Concludo dicendo che ho voluto fare l'introduzione sul significato di jihad perché purtroppo nel lessico comune ormai ha assunto un significato che è molto lontano dal suo vero significato e anche dai suoi veri principi.